Ciao a tutte, buonasera! Eccomi qui, sparafiondata nel 2015, diciamo a metà gennaio 2015. Non ci vedevamo dall'anno scorso, per la precisione da prima della vigilia di Natale 2014, perché quello è l'ultimo video che ho fatto. Ma sono stata, diciamo, un attimino presa da qualche centinaia di cose. Faccio questo video di ponte fra la mia totale assenza e il mio effettivo ritorno, che sarà a fine gennaio, per salutarvi, farvi gli auguri di buon 2015 e spiegarvi perché non ci sono stata. Allora, dopo il video di Natale, della vigilia di Natale, avrei dovuto fare altri due video per Capodanno, che sono totalmente saltati. Un po' perché ero completamente impegnata a digerire cene e pranzi di quei giorni, un po' perché sono partita per la montagna in una data diversa da quanto avessi previsto. Sono andata in montagna tra le alci, gli orsi, a fare le passeggiatine, a volare con gli uccellini con Stefano, suo fratello e la moglie di suo fratello. Siamo andati in montagna e siamo stati là a rilassarci, a non fare niente. Figuriamoci se in montagna mi volevo portare dietro la macchina fotografica e girare appunto video con gli orsi e gli uccellini. E quindi sì, ho pensato, va bene, dai, appena ritorno a casa, tanto sarei dovuta ritornare tipo il 1 gennaio, il 2 gennaio, faccio un video, saluto e faccio auguri di buon anno nuovo. Voi gli fate auguri di buon anno nuovo? Auguri buon 2015. Faccio questo video, mi rimetto in pari, ricomincio, eccetera. Sono tornata in realtà più tardi, molto più tardi del previsto, perché sono tornata il 5. E una volta rientrata in casa, come se non bastasse, traumatizzata dal ritorno dalle vacanze, ho scoperto di avere un esame molto, molto, molto prima di quanto avessi pensato. E quindi ho scoperto anche di dover iniziare tipo a studiare subito e a tutto spiano per cercare di dare questo esame che mi sta tra le balle da circa un annetto. Quindi mi sono rimessa a studiare e fra l'una e l'altra cosa non sono riuscita a rifare neanche mezzo video per salutarvi. Inoltre mi sto allenando con molta intensità per tentare di diventare figa per quest'estate, e anche quello mi porta via tantissimo tempo, perché è un allenamento che prende un po' di tempo tutti i giorni, quindi easy. Insomma, non ho trovato neanche un buchino per YouTube. Mi dispiace, perché non è una cosa di secondo piano, è primaria nella mia vita, ma a volte ho priorità diverse e in questo periodo ho avuto priorità diverse. Il mio 2015 qui su YouTube me lo immagino un po' in modo diverso dagli anni passati. Gli anni passati sono stati molto monotematici, ho fatto video soprattutto di stile, qualcuno di beauty e poco altro. Quest'anno vorrei inserire altre cose, vorrei parlare con voi e raccontarvi, avere la vostra opinione su cose che mi stanno a cuore, in primis per il periodo in cui sono l'allenamento. Sto portando avanti questo allenamento che mi sta rendendo molto felice e mi piacerebbe tanto parlarvene a voi, perché è una cosa che so e credo possa aiutare tante persone, come sta aiutando me. Mi piacerebbe parlare della mia esperienza di vita, nel senso che mi piacerebbe magari parlare con voi dell'ansia, parlare con voi della mia relazione o delle relazioni d'amore in generale, perché ormai sono tipo 7 anni che sono in coppia, quindi magari qualcosa da dire o di cui parlare ho. Mi piacerebbe parlare con voi di come affronto i problemi che ci potrebbero essere nelle amicizie. Mi piacerebbe parlare con voi di tutte queste cose di cui non ho effettivamente mai parlato, ma di cui ho tanto da dire. Altra cosa, mi piacerebbe rispondere a tante domande che via via mi arrivano nei messaggi privati, a cui non riesco a rispondere, quindi magari se avete delle domande da farmi potete lasciarmele anche qui sotto, io poi le leggo oppure organizzerò qualcosa più in qua, insomma, per fare anche un video di riassuntivo in cui vi rispondo un po' di cose su di me o sulla mia vita o su quello che volete sapere. Possono essere anche domande allucinanti che non avete mai avuto il coraggio di farmi. Naturalmente continuerò anche a fare tanti video di stile, di quello di cui mi occupo di solito, e mi piacerebbe, come idea, diciamo a cadenza, penso settimanale o forse bisettimanale, farvi anche dei riassunti di outfit della settimana, ovvero invece che fare le weekend outfit, che so che a diverse persone non piacciono, vengono a noia, magari vi faccio un video con tutti gli outfit riassuntivi della settimana e lo faccio in modo regolare per farvi vedere appunto come sono io nella vita di tutti i giorni. Mi piacerebbe anche fare video motivazionali sia a livello appunto di motivazione personale, che però potrei anche reinserire nel primo discorso che vi ho fatto parlandovi di cose di cui forse sono un po' esperta, di cui ancora non vi ho mai parlato. Mi piacerebbe per esempio parlarvi di come uso l'agenda, perché sono una fissata con l'organizzazione del tempo e della vita, perché sono una persona ansiosa, quindi forse anche questo si
collega all'ansia di prima. Vabbè, mi piacerebbe fare tante cose. In tutto questo sono sempre dell'opinione che i video su YouTube li faccio per voi, quindi vi prego, se avete qualche idea o se volete vedere qualcosa di particolare o se avete desiderio che io faccia qualcosa che non ho mai fatto, se volete vedere qualcosa di particolare, se avete proposte da farmi, sono tutte bene accette e prometto che quest'anno tenterò di mantenerle il più possibile. Lasciatemi tutto qua nei commenti, che io nei prossimi giorni, anche se probabilmente vorrò morire e non riuscirò a rispondere, leggerò tutto e mi farò venire delle idee super geniali. Come avevo detto, non sono effettivamente tornata, ovvero sì, sono qui per salutarvi, per raccontarvi, per augurarvi buon anno e per farvi vedere delle cose che mi sono arrivate, perché sono stata così impegnata che non ho avuto neanche tempo di fare neanche tipo un mezzo girino ai saldi. È una cosa che mi fa rodere le budella, però almeno mi sono consolata perché sono arrivati tipo due, niente di che, pacchettini da dei siti da cui avevo ordinato un mese e mezzo fa. Sì, almeno ho avuto la soddisfazione di ricevere qualche regalino nell'anno nuovo e mo ve lo faccio vedere. Partiamo dalle new entries di accessori. Innanzitutto per la montagna ho comprato queste scarpe qui, lo so, sono UGG, lo so, non sono scarpe comprabili, non sono scarpe portabili, sono UGG originali, sono di una marca, non lo so, Turai, ma le ho comprate per andare in montagna. Ci ho messo sopra tipo una lacca impermeabilizzante. Sono state veramente super fantastiche, sono tutte pelose, non ci passa veramente niente. Con l'impermeabilizzante poi sono state veramente il mio salvavita in montagna, quindi sì, nonostante siano similag, sono molto 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 felice di averle comprate. Questo è un nuovo brutto ingresso nel mio armadio che però in questo periodo ho amato alla follia. Sempre per parlare di accessori, è arrivata da Rome questa pochette fantastica. È una pochette nera, cucciolosa, proprio cucciolosa nel senso che sembra un cucciolo, è di pelo, di peloncino tipo peluche, morbidissimo, leggermente lucido ma neanche tanto perché così risulta quasi opaca. È veramente morbido morbido morbido, è di quella fatta a busta nel senso che ha questa forma, questa dimensione, si apre dall'alto, ha il bottone e è rifinita benissimo perché dentro è tutta tipo ricoperta di finta pelle. Si ripiega così a metà e poi si usa come pochette per metterci dentro tutte le cosine e coccolarsela fuori durante l'aperitivo. Altra cosa nera pelosa ma di altra provenienza, perché quella era di Rom e questa è di Front Row Shop, è questo collo fantastico qui. È un collo che ora non mi metto perché mi tolgo sicuramente la papala e il rossetto. È un collo appunto anche questo di pelosino, morbidissimo, elastico, che quindi si calza benissimo e è un accessorio perfetto perché non ha le dimensioni di una sciarpa, è molto più elegante di una sciarpa e però tiene un caldo assurdo perché è di questo pelino morbidissimo e attaccato al collo. E anche questo l'ho usato in montagna per Capodanno, in quando volevo essere un attimino più figa. Anche questo mi ha salvato dal freddo polare che c'era la sera in montagna, tipo meno 10, una roba così, no, meno 7, meno 8, queste cose così. E sì, quindi questo collino qui da Front Row Shop c'è ancora, l'ho visto oggi, e c'è anche in altri colori, c'è tipo sul rosso e poi anche sul blu, quello blu è bellissimo, tipo carta da zucchero, va bene, insomma, questo qua. E ancora altri accessori, mi è arrivata la borsa del secolo, perché questa è la borsa del secolo. Questa l'avevate vista anche, se l'avete visto, nel video di Natale, perché l'ho messa con quel completo panna che avevo per Natale. È una borsa che io porto a pochette, ma che ha anche una catena argento piuttosto sottile e è portabile anche a tracolla sulla spalla, su una sola spalla, così a cadere così, è un po' lunga. È una cosina così di un colore neutro eccetera, però è un po' eccessiva perché ha questo pelo lungo che sembra veramente un cane. Il cane dei nonni di Stefano ha più o meno questa peluria fatta così, infatti l'ho soprannominata Molly. Passiamo ai vestiti. Allora, da Shinside ho preso una tuta che non potrò mettere, non potrò mettere sicuramente a tuta. È una tuta intera con i pantaloni a vita alta di una forma piuttosto classica a palazzo, e poi il sopra della tuta è particolare perché praticamente si caccia dietro il collo così e dovrebbe coprire le tette. Questo nel mio caso non succede assolutamente perché ho veramente poche 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 tette. Ora che mi sto allenando, tra l'altro sono dimagrita e mi sono anche diminuite ulteriormente, quindi probabilmente non so se taglierò il sopra direttamente oppure lo userò anche con il sopra attaccato, però semplicemente i pantaloni che sono a palazzo dovreste vedere addosso, ma magari li vedrete prossimamente addosso perché ora
non ho purtroppo tempo di farveli vedere indossati. Comunque sì, questa tuta qua. Sempre da Shinside ho preso questo cappotto, è un cappotto piuttosto particolare perché è un oversize, anche se così dalla macchina sembra super piccolo. È oversize, un taglio a uovo geometrico, senza bottoni, è tagliato così a kimono a fresco, con le tasche verticali sui lati. Questa forma proprio ovoidale, sia sul busto che anche come taglio delle maniche e delle spalle. E poi è fatto di... tutte le volte tento di ricordarmi il nome di questo tessuto, ma non ci riesco mai. E quindi sì, è quello tipo spugna, tipo gommoso proprio. Il colore è tipo un colore, non lo so, è un grigio piuttosto sportivo, perché ha questa tramatura sottile, non in rilievo, è proprio stampata, che per me lo rendono sportivo, ma anche super basic e quindi abbinabile anche con outfit eleganti. Non l'ho ancora messo perché sono abituata a farvi vedere le cose intatte prima di indossarle, perché ho paura di sciuparle e poi di farvele vedere sciupate. Terza ed ultima cosa da Shinside, questo vestitino super stupendo che avevo preso per Capodanno e che non ho potuto indossare per Capodanno perché andavo in birreria e non mi sembrava proprio il caso di mettermi un vestitino così succinto in montagna. E poi mi sono messa in realtà una cosa simile, perché mi sono messa gli shorts con le paillette, quegli stivali da omino delle nevi e un maxi maglione nero per fare caldo, e poi sì, quel collino peloso che avete visto poco fa. Questo vestitino qui è bellissimo per la pagliettatura, perché la pagliettatura è molto, molto fitta, cioè è ricoperto di paillette, ma nonostante sia molto fitta non è eccessiva, perché brilluccica proprio nel modo giusto, cioè non è una cosa che spara flash agli occhi, un po' perché è nero, un po' perché la paglietta ha proprio il giusto brilluccichio. E non so se questo è il davanti, quindi è paro collo davanti e poi scollato così sul retro, oppure questo è lo scollo, che forse è la cosa più logica, e poi è più accollato sul retro. Io l'ho provato in tutti e due i sensi e sta bene in tutti e due i modi, quindi ok. Da ciò io sto prendendo una cosa direi quasi sconvolgente, soprattutto quasi sconvolgente per me. Non so se sono pronta a provocarvi, diciamo, uno scompio del genere, perché è veramente una roba scioccante. Ta-da! Ho preso un cappotto blu elettrico. Allora, non so di preciso la sfumatura del blu, voi come la vedete, perché su questi colori la macchina scazza. È un blu elettrico, un azzurro, un blu azzurro elettrico fortissimo. Ha due bottoni automatici qui sul davanti, quindi si chiude così. Ha le tasche pari dritte così, che in realtà però sono chiuse, invece sono aperte queste qui laterali. In realtà ancora non aperte perché sono ancora cucite, perché ancora anche questo non l'ho messo. A parte tutto, a parte la struttura del cappotto, a parte anche il materiale del cappotto, perché è tipo una lanina pelosa, quello che è scioccante è il colore. Non ho mai avuto un capo di un colore così brillante, credo, e ora sì, ora ho questa meraviglia qua. E tra l'altro Stefano mi ha regalato un cappotto stupendo celeste di Zara, che vi farò vedere nel video dei regali di Natale. Ultima cosa, ma non meno importante, è questo golfino che puntavo da un po', cioè sia in bianco che in nero, ma di golfi neri ne ho decisamente troppi, quindi ho deciso di prenderlo in bianco. È questo golf di medie dimensioni, perché in realtà il golf si taglia qua, cioè un golfino proprio che arriva, diciamo, sulla linea dei fianchi, molto liscio, di un tessuto acrilico, non è lana, però è morbidissimo, è proprio super ciccioloso e anche pure caldo. E la particolarità, anche se non ve lo sto a dire, sono questi strappi laterali, laterofrontali, perché sono appunto su tutto il fronte, dalla tetta in giù lo rendono trasparente sia sul davanti che sul di dietro. Di dietro non c'è la tetta, non è dalla tetta in giù, è dalla scapola in giù, però sì, insomma, è un golfino particolare. Anche questo lo vedete meglio indosso, probabilmente vi lascio anche di questo, vabbè, vi lascio di tutto il link nell'info box, però andate a vederlo indosso perché non si capisce tanto bene da qui. Quindi niente, noi ci si vede al prossimo video, che sarà, penso, a fine gennaio. Ciao! So this is Christmas, and what